Ragazzi, ho fatto l'aerosol al piccolo, che adesso dorme, e tra un'oretta più o meno tocca a lei. Adesso le sto facendo vedere i cartoni così mi riposo, perché ho fatto tutta la notte sveglia con lui che tossiva, lo tenevo in piedi per farlo tossire di meno, e quindi ho dormito forse 3 ore, a dire tanto, quindi sto un'oretta nel lettino, se mi addormento, tanto c'ho la sveglia, e nulla. Questa è la vita vera di una mamma. Tra l'altro, ho anche la maglia tirata su perché gli ho dato un po' di latte, così si addormentava, diciamo, più rilassato. Ecco. Aurora sta vedendo Bianca. Allora, passiamo dalla colazione al pranzo. Chi è che c'ha fame? Vuoi la pappa? Guardate, Aurora ha apparecchiato. E adesso tira fuori anche il pane. Tira fuori. Forte, forte. Ecco il pane fatto. Attenta che scotta, eh. Non lo tocchiamo, ma lo mettiamo a tavola, va bene? Sì. Ragazzi, per pranzo una cosa al volo. Cordon bleu e pisellini. Com'è, amore? Buona. Ha cucinato Aurora, vero? Ragazzi, adesso devo fare l'aerosol al piccolino. Guardate che brava Aurora, si sta mangiando lo yogurtino, vero? Praticamente la zia proprio in questo momento è andata via perché deve prendere appunto l'autobus per tornare in Puglia. Io come vedete sono proprio devastata. Va bene, vuoi andare in Puglia? Diciamo che vloggare con due bimbi già è difficile, con due bimbi malati anche peggio. Lui, diciamo, è bravo, che comunque è attivo, sveglio. Infatti, mi ero preoccupata tantissimo che dovessero ricoverarlo. Invece, il pediatra mi ha tranquillizzato che, visto che non ha febbre, non è narcolettico, ma è molto attivo, mangia e soprattutto, non ha febbre. Però vi giuro, ieri Claudio mi ha fatto anche rimanere da Ivana, così perché almeno stavo meno pensierosa, perché vi giuro mi sono spenta. E niente. Vuoi il ciuccio? Ce l'hai in mano, amore. Quando è che lo leviamo questo ciuccio? Comunque niente, vi saluto. E ci vediamo tra poco. Ecco il turno di Auri, Bentelon e Aerosol. Guardate quanto è brava. Com'era la medicina? Quanto ho dormito? Non lo so, 20 minuti? 10? Sto mangiando il brownie proteico di Prozis. Raga, la vita. Buonissimo. Ecco qui, aerosol per Auri preparato. Ragazzi, lei si nasconde perché non vuole fare l'aerosol. Ma se l'ha fatto il fratellino, perché tu non lo vuoi fare? Sì, tu lo devi fare. Il ciuccio al fratellino. Aurora, già lui non lo prende, in più tu glielo rubi. Guardate, il fratellino dorme come un angelo, è vero Aurora che dorme. Ci devi dire perché hai rubato il ciuccio, perché? Sì, dici, perché? Ve lo dico io perché gliel'ha rubato, perché Aurora è una birbante! Oh, mamma, sei una birbante! E come ogni birbante subirà la tortura del solletico. Lo sai chi sta arrivando? Chi? Papà! Papà! Sì.
Ti è mancato? Solletico! Grazie. Ho aperto il pacco che ci ha dato Ivana, che lei ci dà sia vestiti, insomma, per Filippo che per Auri. E ci sono tantissime scarpe. Queste sono meravigliose, è vero? Sì. Sono proprio belle. Poi a Aurora gli piacciono tantissimo queste qui, che già ha messo praticamente. Ci sta girando. Poi fammi vedere i sandaletti anche, che sono meravigliosi. Wow, guardate che belli, tutti con i brillantini, proprio da principessa, vero? Poi ci sono le fila, queste già ce l'avevamo, vero? Però questo è il numero più grande. Ah, questa è un'altra, vero? Poi fai vedere gli stivali da Pocahontas. Wow, tutti oro, questi sono meravigliosi. È vero? Grazie Alice. No, non piangere, no. Filippo, non piangere. Ninna na na ninna o. Ninna na na ninna. Dorme. È arrivato l'ordine che ho fatto sul sito di Dolce Gusto Nescafè e ho ordinato tre dei cappuccini che sono i miei preferiti, e praticamente ce ne sono 15, quindi mi durerà un mese e mezzo. E poi ho ordinato per Claudio Palermo, che è un caffè cremoso, dice intensità 10, non l'abbiamo mai provato. E quindi l'ho voluto prendere. Come vi dico sempre, quando scartate, qui ci sono dei QR code, e partecipate alla raccolta punti della Nescafè. Perché praticamente ogni tot punti accumulate, cioè potete spenderli o in buoni che possono essere Amazon, Douglas, insomma, addirittura ci dovrebbe essere Ikea. Conosce l'amore di mamma, oppure insomma oggetti elettronici per la casa, tazzine, quello che vi pare. Se non cioè se le comprate magari una volta tanto e non li usate, i codici regalateli alle vostre amiche. Una di voi me li sta mandando perché non li usa, e quindi ti volevo davvero di cuore ringraziare, perché secondo me insomma è una cosa carina, tanto andrebbero buttati e sprecati. E niente, in realtà ho ricevuto anche altri due pacchetti, ma ve li faccio vedere tra poco, che c'è Claudio che mi dà una mano, almeno li vediamo per bene e ci capite qualcosa. Di solito come caffè usiamo Napoli, che ha intensità 11 mi pare, sì 11 o 10. Ultimamente abbiamo preso ristretto ardenza e ci piace di più di Napoli, quindi proveremo Palermo, che ha la cialda leggermente più chiara. Ragazzi, alla fine ha dovuto aspettare il papà per fare l'aerosol, con la mamma non l'ha voluto fare, vero? Si fa? Comunque guardate, sta facendo merenda con latte e biscotti. Noi ragazzi, vi dico la verità, prendiamo queste che secondo me sono uguali alle gocciole, oh, sì, all'Eurospin, e costano la metà della metà della metà. E poi si è messa una matita verde con tutti i brillantini. Chiudi gli occhi. Wow, che bella! Dove stiamo andando io e te? A seca! A fare la spesa! Perché abbiamo il frigo vuoto! Andiamo! Andiamo! Guarda come lo guardo con gli occhi dell'amore! Siamo arrivati al supermercato! Eccoci! Ecco, Aurora prende l'ultimo che ci serve di mandarino. Oh, è caduto! Lo prendiamo uguale! Bravo amore! Tu sei forte! Sì, prendiamo i pomodori che ti piacciono, prendili con due mani. Ah, il guantino lo dovevamo buttare. Dai, lo butta mamma. Vai, mettilo nel passeggino. Bravo! Allora ragazzi, sono tornata a casa. Fare la spesa con Aurora da un lato è divertente, dall'altro è traumatico. Sono tornata a casa e Claudio sta vedendo un programma in TV dove c'era una tettona.
Quindi io nera. Avanti un altro, raga. Certo, dicono tutti così. Comunque, Aurora c'ha fame. Vuoi il brodo? Il brodo. Le polpette? Va bene, te le dobbiamo fare però. Ok? Allora, vi faccio vedere cosa ho comprato all'Eurospin. Poi Claudio vi dirà quanto ho speso. Allora, ho preso le polpettine che piacciono ad Aurora. Facciamo la carne, va. Il petto di pollo che mi ha richiesto Claudio. Purtroppo c'era solo questo formato. Poi gli ho preso un hamburger di bovino adulto, sperando che gli vada bene. Perché io con Aurora non mi sono messa a leggere bene tutto. Poi ho preso lo speck, questo qua dadini che noi utilizziamo sia per fare la pasta sia insomma da mettere nei pisellini eccetera eccetera. E come una cosa al volo, perché ho tutti e due bambini, quindi per pranzo certe volte il cordon bleu o la spinacina sono un salvavita per due bambini. Poi abbiamo preso 2,5 kg di mandarini io e Aurora, perché ci piacciono, vero, mandarini? Sì. Ok. Poi abbiamo preso i pomodori, che anche questi piacciono tanto ad Aurora. Poi abbiamo preso questo che è il petto di tacchino arrosto, due plateau e uno questo qua di petto di tacchino normale, a basso contenuto di grassi. Però io non credo ci sia tanta differenza tra uno e l'altro. Infatti questo addirittura ha meno grassi. Va bene, poi queste come snack da tenere in casa per le gite che non facciamo più da tempo. Le baguette che ci sono piaciute tantissimo, ormai penso che come pane prenderemo solo queste. Poi finocchio, di solito frutta e verdura la compriamo al mercato, ma non ho tempo. Quando Auri magari torna al Lido volentieri. Cubetti di spinaci surgelati e biete, queste qua erbette a cubetti, perché diciamo anche la verdura insomma non sempre riesco a, come vi dicevo, magari con loro, con i bimbi piccoli, a cucinarla, invece questa basta metterla in padella. Poi ho preso il pesto al basilico senza aglio, e anche questo al volo per fare la pasta ad Auri. Auri ha voluto prendere i soldini che ho tipo già messo da parte, glielo ho levati tutti perché io ne ho lasciati solo tre, se no lei se li mangia tutti. Come yogurt ha voluto questi con gli anellini e poi il budino, questo qua, che è buonissimo, cioè che le piace tanto. Per Claudio ho preso questo qua, i fiocchi di latte della linea Protein, e ne ho presi 4. Poi i biscotti da dare ad Auri, questi qua, che sono i pan di stelle, se li ha scelti lei. E poi, che lei in realtà non ne mangia tanti, e da quando abbiamo fatto i biscotti per Babbo Natale ha iniziato a mangiarli, ma ne mangia tipo 2-3 massimo, e tipo ogni 3 giorni, vabbè, comunque, e poi i peperoni, e basta. Ah, e scusatemi, lo Scottex che sto utilizzando tipo piedistallo, e basta. Tutta questa spesa, quanto abbiamo speso? Più di quanto pensi? 46 euro. 49, vabbè. Wow. Ecco un recap. Ragazze, cena molto basic e veloce, insalata e polpette. Buona cena. Allora, abbiamo cenato le bollicine, ormai gli sono passate tutto il mio angioletto e ti sta bene, è vero? È vero? Oh, quanto sei bello tu! Quanto sei bello, tortellino! Come ti chiama la sorellina? Tortellino? Guardate che musca. A che fai la linguaccia tu? Guardate che muscoli che c'ha. E guardate qui la principessa bellissima. Come si chiama lui, papà? Tortellino. Tortellino. Tortellino bellissimo. Guardate che c'ha gli occhi che brillano. C'è gli occhi che brillano, Dio. Invece Zotti. Chi sei tu, papà? La principessa. Sì,
e io sono il tuo. E un giorno cosa faremo? Ci sposiamo. No, amore, qui ti chiamano gli assistenti sociali. Comunque, guardate che sto a vedere. Ma in realtà volevo andare in palestra, te l'ho detto, però nel frattempo beato te, io c'ho questo coraggio. E c'è mia figlia che è petulante, che dice io voglio a mano, io voglio a mano, perché è stanca, deve fare le ninne e quindi ripete 30 volte la stessa cosa. Comunque oggi mi è arrivato anche un pacco da un cliente, mi ha regalato le cadeau, che è appunto un pacco delle Tre Marie, e sono veramente contentissima perché è bellissimo e ha veramente tantissime cose all'interno. Ora ve lo apro, anche se ovviamente c'è, diciamo, l'immagine qui sopra. Abbiamo questo che è delle Tre Marie e sono dei wafer, dei wafer alla nocciola. Poi il pacco contiene anche questa qua che è Mionetto, un vino spumante extra dry. Io non l'ho mai provato, comunque questo. Poi una cosa che è proprio è favolosa è questa, la cioccolata della Lind, che io adoro. Allora, questa è al latte, è ricetta originale, quindi la dovrò nascondere perché sto cercando di mangiare, cioè bene no, però più decentemente, ma non è che ci sto proprio riuscendo. Claudio su questo è più bravo di me. Poi ci sta ancora uno, pasta frolla con cioccolato in pezzi delle Tre Marie, sono dei biscotti, questi molto utili visto che anche Aurora ultimamente ci fa colazione. Ed infine il pezzo forte, che è il panettone delle Tre Marie, che sicuramente sarà buonissimo con l'uvetta. E questo è appunto il pacco. È bello avere dei clienti che ti pensano ogni tanto, che ne dite? Comunque mi è arrivato un pacco di Shein con delle cose fighissime, tipo questo maglione. In tutto ciò Auri dorme. Buonasera ragazze, perdonate la mise, volevo mostrarvi e concludere il vlog due pacchi che mi sono arrivati. Uno è da Labcare appunto, che in realtà contiene un solo prodotto, e l'altro è da SheGlam, che mi ha inviato delle cose pazzesche. Infatti voglio assolutamente farci un reel e magari provarle all'azione. Scusate, ma vorrei non farlo troppo lungo questo vlog, quindi mi sto impappinando per parlare velocemente. Allora abbiamo il di Labcare, il Molecular. Questo qui è un siero viso anti-age. So che molte donne mi seguono e cercano sempre dei prodotti anti-age validi. Ecco, io vi dico, Labcare è un ottimo brand, è un brand di farmacia, tutti i prodotti variano sulle 10-12 euro, quindi non sono assolutamente esosi, sono tutti nickel tested, quindi sono adatti anche per le pelli più problematiche e sensibili, sono fragrance free, quindi veramente ottimi sotto questo punto di vista, e hanno davvero tantissimi attivi all'interno. Modalità d'uso: questo va applicato su viso e collo puliti con movimenti delicati dal basso verso l'alto, si può usare sia la mattina che la sera. E cos'è? È praticamente un siero viso con azione anti-age, quindi anti-età, antiossidante e illuminante, quindi veramente fantastico. All'interno abbiamo estratto di eucalipto, acido ialuronico, 5 pesi molecolari, acido poliglutammico, ce la posso fare, ed è appunto questo. Qua dice che ha 5 benefici: riduce l'aspetto delle rughe e linee sottili, migliora l'elasticità della pelle, illumina uniforme, ripara la pelle e riduce i segni di stanchezza. Questo qui è il prodotto, tra l'altro il diciamo packaging è meraviglioso, ha questo tappo opaco, e questo qui è il prodotto con il contagocce. Non ha il contagocce, si applica direttamente sul viso, e questo qui è il colorino. Avrei preferito forse un contagocce, perché ho paura che verso la fine, fragranza buonissima, si stenda abbastanza bene, ho paura che poi non si prelevi bene o che a forza di fare questo lavoro si possa rompere, però il resto è bellissimo. E la boccetta è vetro,
fragranza buonissima. Mentre Shiglam mi ha inviato la nuova collezione che si chiama Chromazone. Vi dico la verità, ero un po' scettica quando mi hanno detto che me l'avrebbero mandata, perché ho detto sono dei colori veramente molto forti, molto particolari, ma io che me ne faccio? E invece una volta che mi è arrivata, ragazzi, sono rimasta piacevolmente colpita. Questa collezione è composta da 3 matite, che sono queste, sono fatte proprio così, cerco di farvele mettere a fuoco, comunque sono tutte diciamo con le scritte cromatiche, vedete, e sono di 3 colori, hanno al basso lo sfumino per sfumare la matita e da questo lato c'è il temperino perché sono automatiche. Comunque vi faccio vedere i colori, sono uno più bello dell'altro secondo me. Abbiamo un azzurro che è molto molto figo, perché praticamente è duochrome ma all'interno ha un bel po' di glitterazzi argento, infatti da lontano potrebbe sembrare argento, invece no, è un azzurro argento. L'altro è un verde ancora con più riflessi, infatti abbiamo all'interno dell'oro, questo è molto più duochrome, non so se si vede, ma vedete come diventa scuro? E l'ultimo è quello che ho già utilizzato, è un verde più scuro, sicuramente molto più portabile in base ai miei gusti, anche questo è duochrome e anche questo diciamo tutti dei glitterazzi, micro pagliuzzi all'interno che vanno proprio a rendere particolare questa matita. Sono matite che scrivono benissimo anche all'interno dell'occhio, vedete? Scusate, me c'ho il trucco devastato, ed essendo così particolari danno proprio un effetto meraviglioso. Guardate la differenza, lo potete usare anche sopra, vedete? Molto molto particolari e belle. Vabbè, io adesso le sto mettendo un po' a cavolo perché è sera e voglio andare a dormire, quindi sono stanca, eccetera, eccetera. E gli altri sono questi, che sono praticamente i Chroma Fake Flake Gel. Sono dei gel, sempre fatti tutti olografici, packaging delizioso, guardate, sono proprio fighi. E questi praticamente possono essere utilizzati per molteplici scopi. Li consigliano da mettere come brillantini, ma secondo me possono essere utilizzati anche come eyeliner o come ombretto per la palpebra. Adesso li apro e niente, sono veramente particolari, possiamo dire così. Allora, questo è tipo bianco con tutte delle cangianze oro, guardate, è tipo cremoso, molto molto bello, vedete che è sul bianco che poi va a riflettere sull'oro, è una cremina molto molto leggera. Poi abbiamo un colore invece che vira sul verde, molto più forte, e uno che vira sull'azzurro, se non mi ricordo male. No, vabbè, questo è un po' più particolare, guardate, è tipo viola, azzurro, tipo camaleontico, molto molto bello. E questo è quello celestino chiaro, che è tipo sul ghiaccio, anche questo molti 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 riflettente, guardate, cioè questi due sono proprio particolarissimi. Ecco qui il viola, eccoli, e guardate come cambia, qua addirittura sembra verde. Cioè, secondo me questi applicati sull'occhio sono fighissimi. Anche tamponati, secondo me, su dei rossetti per degli eventi, qualcosa di ovviamente particolare. Quello azzurrino, che lo metto qua, guardate, questo va sull'azzurro, bianco, ed infine sembra ghiaccio. Fatemi sapere se vi hanno colpito, se non vi piacciono questi prodotti. A me piacevano troppo, infatti poi ho accettato, anche se all'inizio avevo delle perplessità, poi una volta ricevuti mi hanno colpito. Poi voi sapete che io sono 100% onesta, quindi ve lo direi. E niente, basta. Questo, hanno però questa consistenza, vedete, non colorano, quindi secondo me vanno più come top coat al centro dell'occhio che come ombretti veri e
microbi, quindi su questo ci tenevo a specificarlo. Detto questo, niente, vi saluto, ci vediamo domani con un nuovo vlog. Buonanotte, sono stanchissima, perdonate la mise.